Ciao amici di Stereo 92 Web, mi chiamo Stefano Zani e vi presento questa rubrica dal titolo Chitarre e chitarristi. In questa rubrica vi racconterò storie, aneddoti, curiosità, retroscena di chitarre famose e di chitarristi che in qualche modo hanno rivoluzionato la storia della musica moderna. In particolar modo vi parlerò di una chitarra famosissima e del personaggio da cui ha preso il nome. E forse questa è la storia in cui proprio chitarra e nome della chitarra sono più strettamente legati rispetto ad altri. Vi racconterò appunto la storia di questo strumento qui, della Gibson Les Paul e del personaggio da cui ha preso il nome, che si chiamava Lester William Polfus, in arte appunto Les Paul. La maggior parte delle persone conoscono il nome Les Paul proprio perché è legato alla chitarra, al nome della chitarra. Ma forse in pochi sanno che Les Paul è stato negli anni 30 e 40, fino a circa metà degli anni 50, un chitarrista veramente famoso, molto bravo, un bravissimo cantante, un personaggio dello spettacolo, di una bravura veramente insolita. Oltretutto è stato anche un bravo manager e soprattutto un inventore. Per quello che riguarda la bravura, basta andare a vedere i duetti che si vedono in cui dal vivo in televisione fa delle parti strumentali cabarettistiche insieme alla moglie Mary Ford, in cui suonando assolutamente dal vivo si vede una qualità e una bravura veramente ad alto livello, oltre che a una simpatia pazzesca. Ma veniamo al discorso delle chitarre. Già negli anni 30 c'era l'esigenza di amplificare lo strumento, la chitarra, in quanto quando si suonava nelle orchestre la chitarra aveva un volume un po' troppo basso rispetto all'alto volume che emettono la sezione fiati, il sassofono, la tromba e così via. Per cui già appunto in quegli anni si cominciò a sperimentare un sistema per poter aumentare il volume appunto delle chitarre. Nell'azienda Gibson, che a quei tempi era già un'azienda estremamente famosa perché costruivano già da fine 800 prima i banjo e poi di seguito le chitarre, inoltre costruivano chitarre di altissimo livello, già utilizzate da tantissimi chitarristi famosi, in quel periodo, a inizio anni 30, i tecnici si misero al lavoro per trovare un po' una soluzione. E nel giro di poco tempo trovarono, inventarono il loro primo pick-up. Che cos'è il pick-up? Il pick-up è un microfono magnetico che praticamente capta le vibrazioni delle corde e tramite un cavo chiamato jack inserito in un amplificatore, le vibrazioni delle corde vengono amplificate e viene fuori un suono. Una chitarra elettrica senza l'utilizzo dei pick-up avrebbe un suono estremamente basso. Una chitarra acustica ovviamente ha un suono più alto perché ha delle camere tonali, mentre con il pick-up appunto riusciamo ad amplificare il suono dello strumento. In quel periodo la chitarra era esclusivamente uno strumento di accompagnamento, uno strumento ritmico, non esisteva il chitarrista solista, ma sfruttando questa nuova particolarità delle prime chitarre Gibson appunto elettrificate, quindi equipaggiate con un pick-up o due pick-up, in quel periodo ci fu un chitarrista molto giovane, molto geniale, che utilizzando questa particolarità e questa nuova potenzialità dello strumento incominciò ad eseguire linee melodiche e parti soliste. Il chitarrista si chiamava Charlie Christian e Charlie Christian si può dire che è forse nella storia della chitarra, della musica, sicuramente della musica jazz, il primo chitarrista solista. Inoltre si può anche dire che tramite questa sua particolarità può essere il personaggio che ha liberato lo strumento e il chitarrista dall'essere esclusivamente uno strumento ritmico di accompagnamento, ma da quel momento lì in avanti il chitarrista incominciò a essere anche un musicista solista. Ma torniamo al nostro Les Paul.
Les Paul era un personaggio veramente con grosse intuizioni. Infatti, prima di diventare chitarrista, soprattutto da giovane, da ragazzo, iniziò a suonare l'armonica e il banjo. Proprio in questo periodo, siccome aveva necessità, suonando nei locali, nei ristoranti, aveva necessità di suonare armonica a bocca, ma con le mani libere, inventò per primo un supporto, una staffa di sostegno appunto per l'armonica bocca. Questo attrezzo qua. Questo progetto qui, in cui viene inserita l'armonica bocca qui in mezzo, viene indossato in questo modo. Utilizzato in questo modo per far sì che si riesca a suonare l'armonica a bocca, ma avendo le mani libere per potersi accompagnare con o il banjo o la chitarra. Questo progetto, utilizzato tuttora, lo si vede tantissimo nei chitarristi folk, vedi Bob Dylan in Italia, possiamo dire. Edoardo Bennato, ma anche tantissimi altri, ed è un progetto che è rimasto uguale e l'invenzione sembra proprio attribuita alle spalle. In quel periodo, nel periodo in cui Charlie Christian incomincia a rivoluzionare il modo di suonare della chitarra, Les Paul, che era già chitarrista riconosciuto e famoso e molto bravo, era sempre alla ricerca di un suono migliore, non era mai contento del proprio suono. Infatti, in quel periodo lì, sempre per la ricerca del suo suono, venne stimolato da un carissimo amico dal nome Bing Crosby per potersi costruire in casa un suo studio di registrazione. E quindi Les Paul incominciò a costruirsi appunto a casa sua questo studio di registrazione, e proprio con la costruzione di questo studio fu il primo ad inventare ed autocostruirsi il registratore ad 8 tracce, cioè un registratore in cui si possono sovraincidere più tracce nello stesso momento. Les Paul utilizzava per poter costruire questo multitraccia non nastri magnetici che venivano già utilizzati a quei tempi, ma su dischi in acetato. In questo modo riuscì a costruire appunto il suo primo registratore multitraccia, per poter avere un suono diverso, per poter incidere diverse tracce di chitarra su cui poi suonarci sopra. Nello stesso istante, quando costruisce questo studio di registrazione e incomincia a utilizzare il registratore ad 8 tracce, inventa anche un effetto moderno, un effetto nuovo, il primo effetto eco. L'effetto eco, che è praticamente un suono che viene ripetuto con un po' di ritardo. Lo possiamo sentire eventualmente anche qui dal vivo. Se suono senza effetto eco, sento una nota sola. Con l'effetto eco praticamente sento delle note ribattute. Questo tipo di effetto, come avete sentito, oltre ad abbellire il suono, crea un'atmosfera completamente diversa e quindi un suono a quei tempi assolutamente nuovo e moderno. Ma andiamo avanti, non solo Les Paul fece delle ricerche e costruì il primo registratore ad 8 tracce, ma continuò anche a fare delle ricerche sulle chitarre, in quanto lui da chitarrista, siccome utilizzava tantissimo le chitarre Gibson, quindi già amplificate, non contento del suono amplificato delle Gibson, a casa sua, con dei suoi prototipi, andò avanti con la sperimentazione e fece questo tipo di esperimento. Prese delle chitarre acustiche dell'epoca, le tagliò a metà, poi prese un traversino, di legno delle ferrovie, quindi un pezzo di legno rettangolare ben solido, incollò, le due parti di chitarra a questo blocco. Poi gli collegò anche un manico e una tastiera e gli installò un pick-up, quindi un microfono di sua invenzione. Facendo questo, riuscì ad ottenere un suono, secondo lui, molto molto migliore, un suono con un sustain molto più lungo, cioè con una nota che rimane più a lungo nel tempo e senza problemi di risonanze.
perché le chitarre acustiche amplificate, avendo il corpo vuoto, avendo la cassa acustica vuota, ad alti volumi creano un fischio fastidioso, quasi incontrollabile. A metà degli anni 40, con questo progetto, andò alla Gibson e fece vedere che cosa aveva inventato e i risultati che aveva ottenuto, però il manager della Gibson e i tecnici della Gibson pensarono che era un progetto probabilmente inutile, anzi l'Espola ha sempre narrato che lo mandarono via un po' prendendolo in giro, chiamandolo come il ragazzo col manico di scopa e un pick-up, e quindi lo mandarono via. Ma nello stesso periodo il mondo cambia, ma cambia anche la musica, e fine anni 40 incomincia a venire fuori il blues e il country, per cui le chitarre acustiche della Gibson amplificate non riuscivano a soddisfare i chitarristi moderni con questi nuovi generi di musica. E quindi nello stesso periodo, quindi fine anni 40, venne fuori un artigiano geniale che inventò uno strumento nuovo. Praticamente inventò una chitarra completamente col corpo completamente pieno, una chitarra che è sicuramente di costruzione più economica e più spartana rispetto alle bellissime Gibson, però una chitarra che eliminava tutti i problemi che avevano le Gibson amplificate. Questo signore si chiamava Leo Fender e inventò quella che viene probabilmente chiamata la prima chitarra solid body, la prima chitarra elettrica prodotta in serie sul mercato, e ve la faccio vedere. La chitarra all'inizio veniva chiamata Broadcaster, poi venne ribattezzata Telecaster, ed è questo strumento qua. Uno strumento completamente nuovo e moderno rispetto alle Gibson dell'epoca. Uno strumento in corpo pieno, con manico avvitato, per cui anche a livello di produzione molto più semplice rispetto alle Gibson. Uno strumento con vernici nuove, linee nuove, riprendevano le vernici dell'epoca e le linee sinuose delle Cadillac che erano famose a fine anni 40, primi anni 50. E questo strumento fece veramente breccia sul mercato e sui chitarristi nuovi della musica nuova dell'epoca. Questo strumento, che ha un suono completamente diverso dalle Gibson, questo nuovo strumento, come dicevo prima, fece veramente breccia sul mercato e i chitarristi se ne innamorarono subito, proprio perché corpo piccolo, leggera, senza problemi di feedback e molto maneggevole, si poteva tenere a un volume veramente alto e per la musica dell'epoca, quindi il blues e il primo country, trovarono la chitarra ideale. E quando uscì sul mercato la Fender Broadcaster, che poi venne ribattezzata Telecaster, incominciò a vendere un sacco di pezzi a discapito della Gibson, cioè la Gibson in quel periodo lì ebbe un calo di vendite enormi. Allora un manager della Gibson si ricordò del ragazzo con il manico di scopa e il pick-up, lo cercò, lo contattò e gli fece una proposta. Gli proposi di portare avanti il progetto che aveva presentato, il progetto del manico di scopa, che Les Paul chiamava The Log, che vuol dire la barra praticamente. Gli chiesero di portare avanti insieme ai tecnici della Gibson il progetto appunto di The Log per poter tirar fuori sul mercato il primo strumento solid body, cioè a corpo pieno, della Gibson. In cambio gli promisero di dare il suo nome allo strumento e in più gli promisero anche delle royalties pari al 5% su ogni chitarra venduta per i primi 5 anni. Si misero dietro questo progetto e nel giro di pochi anni
venne fuori la prima Gibson Les Paul. La prima Gibson Les Paul che a differenza delle Fender rispecchiava sicuramente la modernità degli strumenti e dei suoni che venivano richiesti all'epoca. Però la Gibson, azienda molto tradizionalista, già da parecchi decenni, non aveva intenzione di produrre, fra virgolette, un pezzo di legno che suonasse, quindi un'ascia quasi dritta, scomoda, solo per farla suonare. Volevano mantenere un po' la loro tradizione, per cui costruire uno strumento con le caratteristiche tipiche della Gibson, per cui la bellezza, le rifiniture, la qualità del suono, però con le caratteristiche moderne richieste all'epoca. Infatti, se andiamo a vedere la differenza fra un modello Telecaster, questa è una chitarra diciamo nuova, comprata un po' di anni fa, ma il progetto di questa chitarra è identico a quello del 51. Non è cambiata affatto, la Fender Telecaster uscì esattamente così, con colori diversi, ma esattamente uguale a questa. Manico avvitato, corpo spigoloso, difficile da imbracciare, scomoda e così via. Mentre la Gibson, per mantenere le proprie tradizioni, volle costruire uno strumento di una qualità superiore. Infatti, se vediamo, la Gibson innanzitutto non è una tavola piatta, ma ha un corpo bombato, ha delle rifiniture di alto livello, queste rifiniture qui si chiamano binding, ha degli intarsi in madreperla che la fanno rendere ancora più, come si può dire, di qualità. Ecco, qui vediamo la scritta Les Paul. Per cui, inoltre la Gibson la volle far uscire col color oro proprio per dargli ancora più importanza alla chitarra, per far vedere che poteva essere come una regina degli strumenti musicali. Per cui venne fuori la prima Gibson Les Paul, progetto quasi identico a questo, a parte alcune particolarità meccaniche, ma comunque sempre una chitarra fatta nello stesso modo. Solo che successe una cosa, successe che quando la Gibson entrò sul mercato non ebbe un gran successo. Perché? Perché i chitarristi dell'epoca che suonavano blues, country e il primo rock and roll erano già abituati alle chitarre moderne della Fender. In più erano rimasti un po' con l'idea che la Gibson, azienda estremamente tradizionalista, avesse prodotto una chitarra sì moderna ma comunque ancora adatta per suonare del jazz, quindi non adatta alla musica moderna. Infatti questa chitarra qui, se la andiamo a sentire rispetto alla Telecaster, ha dei suoni molto più corposi, molto più rotondi, molto più caldi. Con un suono completamente diverso, e i chitarristi dell'epoca erano convinti di questo, una chitarra poco adatta alla musica del momento. Bisogna anche dire che a inizio anni 50 c'era già il blues, c'era già il country, ma incominciò a uscire la musica diciamo più moderna del periodo, il rock and roll, per poi diventare rock. Per cui lo strumento non ebbe un gran successo. Ma venne fuori un nuovo chitarrista che rivoluziona un po' tutta la storia. A Londra un giovane chitarrista già conosciuto, già bravo, che aveva già suonato in alcune band importanti, aveva già utilizzato chitarre Fender, eccetera, capitò in un negozio famoso di Londra e acquistò una Gibson Les Paul, soprattutto perché il negoziante gli fece un buon prezzo, gliela scontò parecchio, in quanto era una chitarra che sul mercato ancora non funzionava, non andava, non la si vendeva, per cui gliela diede a un prezzo veramente conveniente.
questo chitarrista la portò a casa e poi provò a collegarla a un amplificatore a quei tempi artigianale, un amplificatore tra l'altro che copiava un po' la circuiteria del famosissimo amplificatore Fender Bassman dell'epoca, un amplificatore forse uno dei più utilizzati da bassisti e anche da chitarristi in America in quel periodo lì. E quindi niente, provò la chitarra, questa nuova chitarra Gibson Les Paul dentro questo amplificatore artigianale messo tutto ad altissimo volume, e ne venne fuori un suono veramente 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 nuovo, veramente importante. E utilizzò questo suono, questo nuovo modo di suonare questa nuova chitarra in un disco famosissimo. E niente, stiamo parlando semplicemente di un chitarrista che è diventato famoso in tutto il mondo, lo è tuttora, un chitarrista amato tantissimo da tutti, e il suo nome è Eric Clapton, che suonò una Gibson Les Paul inserita in un amplificatore Marshall in un disco famosissimo dal titolo Blues Breaker di John Mayer with Eric Clapton. E dal di lì la storia cambia. Perché? Perché la Gibson da lì a poco divenne la regina del rock, in quanto dal rock blues incominciò a venire fuori la musica veramente rock. La Gibson divenne la regina della musica rock. Il Marshall divenne l'icona indiscussa della musica rock e Clapton divenne forse da lì in avanti il chitarrista più famoso in tutto il mondo e il chitarrista amato che tutti conosciamo. E i suoni che vennero fuori da questa Gibson Les Paul in questo amplificatore Marshall tenuto a tutto volume lo si può sentire in questo brano qua. Di lì la storia prende tutta un'altra piega, perché il rock esplose e la chitarra divenne un'icona della musica rock, il Marshall anche, e infatti la possiamo sentire in altri famosissimi riff della musica anni 70. Ve ne faccio sentire qualcuno, ad esempio questo riff qui, famosissimo, è suonato esattamente con questa chitarra qui in un Marshall. Sempre le Zeppelin, icone indiscusse del rock anni 70, utilizzarono questo strumento per fare altri riff famosi, come ad esempio questo. Mi viene in mente anche questo. Mi viene in mente anche questo. Poi anche negli anni 80 mi viene in mente un riff famosissimo che tra l'altro suonato con la Gibson Les Paul, ma
non solo ho suonato con la Gibson Les Paul, ma anche nel video, uno dei primi video musicali che vennero fuori in quel periodo, c'era il chitarrista che imbracciava esattamente una Gibson Les Paul Gold come questa, e il riff faceva più o meno così. Poi un altro, per concludere un po' questa panoramica, un altro riff famosissimo suonato da un chitarrista più moderno, più o meno a metà anni 90, sempre con una Les Paul, è questo. Bene, dopo questa piccola panoramica di riff famosi suonati appunto con la Gibson Les Paul inserita dentro un Marshall, finisce qui questa prima puntata della rubrica Chitarre e Chitarristi. Vi ringrazio per l'ascolto, un carissimo saluto a tutti gli amici di Stereo 92 Web e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Stefano Zani.